Oggi ragazzi sono qui tornata con un nuovo video. La scorsa volta ragazzi ho fatto il video What's on me iPhone 777 Gang e ha superato le 200.000 visual. Wow! Poi ragazzi abbiamo anche aggiunto i 22.000 like e i 1.300 dislike. Vabbè, ma ci siamo tutti soldi, l'ho preso lo stesso. Detto questo, nulla ragazzi, oggi sono qui per farvi il mio What's on my school bag. Lo so che state, però, cioè ragazzi, io già sono pronta per settembre. Quindi oggi voglio farvi vedere cosa c'è nel mio school bag. E nulla, per questo video aggiungiamo almeno i 500.000 likes. E nulla, mando un kiss e iniziamo. Ah! Oh no, è pesante sto school bag. Allora, nel mio school bag ci sta un libro. Ragazzi, è il libro di chimica. È un libro veramente utilissimo. Andiamo al prossimo, ma che... Mamma mia, che schema, che è sta roba? Poi ragazzi, qui abbiamo un pacchetto di fazzoletti che ho usato durante l'anno per asciugarmi le lacrime ogni volta che piavo un 5 a scuola. Però vabbè, passiamo avanti. Qui ragazzi è il mio diario segreto, che in poche parole se stanno tutte queste cose fighe dentro, che aspettate, mo ve ne leggo una. Lo sapevate che l'MP3, il formato elettronico che ha rivoluzionato il mondo della musica, è stato inventato in Italia e più precisamente a Torino? Lo sapevate? Io no. Non frega niente. Poi ragazzi, dentro il mio school bag c'è sta un foglio con scritto Oxox. Poi ragazzi, il mio school bag c'è questo, ragazzi, che poco però si mette così e non vi dico per cosa l'ho usato. Il mio quaderno con scritto la gang non si infama, non si infama bufu, perché ragazzi voi siete tutti avanti dei bufu che l'altra volta cercavate di infamarmi a dirmi: oh ma veramente tu parli così, cioè no ma seria, ma che schifo di video. No, io non parlo così, in realtà io in realtà parlo così, però metto la vocina così perché sennò dopo mi infastidisce un pochino. Me ne sono accorta che vi ho un po' infastidio la mia voce, però beh, frega niente, tanti soldi ho presi, vero, l'ho presi i soldi. Ah! Però ragazzi, una cosa, siccome nel mio school bag non ci stanno tante cose molto utili, io ragazzi per sicurezza ogni volta mi porto una seconda borsa. In questa borsa ci sta questo coso che io uso durante le interrogazioni, perché quando la professoressa sta tipo scegliendo il nome, io metto la testa qui dentro così e la professoressa non mi trova mai. Sta pensando quanto è stupida. Restano i money. Ho trovato i money. Dopo li aggiungo alla collezione. Dicevamo, c'è questo che io lo uso quando i professori mi mettono al 4. Lo apro e faccio: scusa, qual è il voto che mi hai messo in interrogazione? E poi loro non so per quale motivo, però tipo fanno: no no, ti ho messo 9, ti ho messo 9. Tipo: ah, grazie, vedo che hai capito. Mi sono impegnata tantissimo ieri a studiare, quindi voglio vedere se non mi mettevi un bel 9 a questa interrogazione. Poi ragazzi, qui sono altri fazzoletti che uso per ripulire ogni tanto il sangue dei professori che si sparge per terra, perché mi mettono al 4 e gli faccio: au, ti devo sfidare. E loro mi fanno sempre: oh Silvia, posa quell'arma. E mentre me lo stanno a di, già l'ho ammazzato. Cioè vabbè, comunque niente, quel fazzoletto ragazzi lo uso per soffiarmi il naso. Poi c'è questo ragazzi che sarebbe la mia cosa qua per l'iPhone 777 gang, che si mette tipo così, si mette così il telefono, cioè senza togliere la cover, così proprio, e tu vai in giro così. E questo è Zelluzzi, madonna ragazzi, Zelluzzi se non la smette di scrivere, solo che o meno, lo meno. Però ragazzi, lo conoscete Marco Zelluzzi? No? Bene, meglio così. Questa ragazzi è un'imbragatura che uso per scattarmi i selfie. In poche parole, vado al bagno, mi aggrappo con questa cosa alla finestra, mi scatto i selfie così dall'alto. Non potete capire, ragazzi, big like proprio che me faccio. Ah, per vedere le foto che mi scatto al bagno con sto coso, seguitemi su Instagram, mi chiamo sivi_show_official, è scritto qui. A meno che non siete analfabetiche, non riuscite a leggere il mio nome, però cioè, se riesco a leggerlo io ce la fate anche voi. Poi nella mia school bag c'è questa scarpa, che sarebbe la scarpa di Cenerentola, che io sto ancora a aspettare il principe che mi viene a pia, però mi sa che si è scordato. Poi c'è sto cosetto ragazzi, che ogni volta che un professore muore, se faccio un nodo, per adesso ne ho ucciso solo uno. Per settembre credo che ormai serviranno anche due di l'accetto. Oh, mi raccomando, taglia le ste parti che... Ah, è tutto in onda. Sto dicendo, questo ragazzi è il mio braccialetto della fortuna che mi metto quando fa interrogazioni, se capissi, con i professori. Poi ho questo ragazzi che si chiama Feed the Jet Spinner. E in poche parole ragazzi, questo Feed the Jet Spinner serve quando sto stressata, che quindi, poche parole sempre, e io sto là tipo in classe e giro così.
e i professori non mi dicono mai niente, se no so botte. Mi raccomando, fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete un video dove vi parlo dei miei fidget spinner, dove ve li mostro ovviamente tutti, perché io sono una collezione vastissima di fidget spinner. Quindi scrivetemi qui sotto con un commentino se volete un video dove parlo dei miei fidget spinner. Ah, e se vedete che... se vi siete chiesti perché nello sfondo c'era il mio orsetto, è perché lui, ragazzi, è molto coccoloso, vero? Lui è molto coccoloso e semplicemente voleva apparire in questo video. Perché poi, ragazzi, si sa che gli orsetti coccolosi fanno più like, no? Vai, orsetto, sorridi! Orsetto, sei proprio inutile, però! Manco sorridi, non sei cute, non sei carino! No, non è vero, orsetto. Sei carinissimo. Queste parti tagliale, però dai, ho offeso il mio orsetto. Non volevo offenderlo. Non lo volevo offendere. Dai, per favore, tagli queste parti. No, devi tagliare. Se non già te ne prendo in giro perché sto col mio orsetto. E lo sto coccolando. Ho anche dato un bacetto. Vai, orsetto, rimettiti qui, mi raccomando, non ti muovere, fai il carino, eh. Mi raccomando, sempre più carino. Bello. I've seen you. E noi, ragazzi, spero che questo video del What's on My School Bug vi sia piaciuto. Mi raccomando, ragazzi, aggiungete almeno i 500 miliardi di like. Dove sto guardando questo video? Mi raccomando, lascia like, perché non vorrei passare le maniere forti, quindi capisci a me. In più, ragazzi, stalkeratevi su tutti quanti i social network, trovate il link qui sotto nella descrizione. Se siete iscritti, un altro più belli. E niente, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Chi sono? Chi me l'ha fatto fare? Veramente, oh, amo, ma chi me l'ha fatto fare? Cioè, figa, chi me l'ha fatto fare? Amo, amo. E nulla.